Perché la morte di Christopher Thomas Luciani non sia vana, è necessario che dal seme del suo sacrificio germogli una nuova consapevolezza. È per questo che Olga Cipriano, nonna Olga come ormai tutti la conoscono, è tornata a parlare alla stampa dopo l'omicidio del nipote 17enne, ucciso lo scorso 23 giugno nel parco Baden-Powell di Pescara con 25 coltellate sferrate da alcuni coetanei. Accompagnata dagli avvocati Giacomo Marganella e Cecilia Ventura, nonna Olga annuncia alla stampa la volontà di costituire un'associazione in ricordo di Christopher per dare sostegno ai tanti giovani che oggi vivono il disagio di una società malata e puntualizza anche alcune notizie su quello che molti hanno definito l'abbandono del giovane da parte della madre. Vorrei parlare di mia figlia, visto che ne ho lette tante, ho sentito tante di quelle cose brutte su di lei. Mia figlia non ha mai abbandonato suo figlio. Era una ragazza madre, aveva 18 anni quando è rimasta incinta. Il padre non si è mai preso questa responsabilità, per cui lei, come ragazza madre, anzi ha avuto la maturità di portare avanti questa gravidanza. Viveva qui io, mia figlia, il bambino e l'altra figlia minore. Dopodiché lei ha deciso di trasferirsi in Germania per lavoro. E quale posto migliore, non potendosi portare un bambino così piccolo? L'ha lasciato insieme alla famiglia. Il fatto che non era presente al funerale, mia figlia già aveva problemi di salute e questa morte così crudele ha destabilizzato ancora di più il suo stato di salute. Momentaneamente ricoverata in ospedale e vorrei che questa privacy rimanesse tale. Dopodiché si è sentito tanto il discorso che Christopher era in una comunità. Questa comunità è stata scelta di comune accordo con Christopher e con le persone competenti, perché quando una persona si trova in difficoltà nella fase adolescenziale dei ragazzi e non riesce a risolvere i piccoli problemi degli adolescenti, ho deciso di rivolgermi agli assistenti sociali. Abbiamo intrapreso questo percorso in modo che il ragazzo potesse essere seguito in una comunità rieducativa e lui si stava costruendo il suo futuro lì dentro. Si è iscritto anche un corso di acconciatori in modo che quando sarebbe uscito da questa comunità aveva almeno un lavoro già sicuro che lo potesse rendere indipendente economicamente tutto. Questo non è servito però a salvargli la vita. Credetemi, la morte di un nipote o un figlio non è una cosa facile da accettare. È una cosa molto molto difficile per me, però cioè, uccidere un ragazzo in quella maniera così tragica e lasciarlo agonizzante, colpirlo alle spalle e lasciarlo agonizzante e andarsene a farsi un bagno al mare è inconcepibile. E questa è una cosa che spero la giustizia, quando ci sarà, che dia il massimo della pena. Non devono fare sconti, perché non si possono fare sconti con un gesto così vile con un coetaneo, ragazzi della stessa età. I ragazzi bisogna aiutarli, i ragazzi hanno bisogno di un punto di riferimento, e io questo mi rivolgo alle famiglie. I ragazzi sono legati troppo allo schermo del cellulare e vivono una vita senza empatia, senza sentimenti e senza emozioni. I genitori devono parlare più con i figli, devono instaurare un rapporto di fiducia, perché non trovandoli in casa i ragazzi si rivolgono ai gruppi che stanno fuori, il famoso branco o il famoso gruppo di queste gruppetti di ragazzi dove c'è un leader che comanda, e giustamente loro, non avendo le spalle coperte, si affidano a questi ragazzi che non danno dei bei messaggi e succede quello che è successo. E anche alle scuole, i professori almeno 2-3 ore alla settimana socializzare quei ragazzi, renderli sicuri che possono fidarsi, che possono parlare delle loro fragilità. I ragazzi vanno aiutati. Dovete avere il coraggio di cambiare questo mondo, perché questo mondo come adesso è marcio. Però io penso che se siamo tutti uniti, se collaborano genitori, istituzioni e tutto quanto, riusciremo a fare qualcosa, perché il mondo è dei giovani. A Cristo vi è stato tolta questa opportunità, perché avevo un mondo davanti e non ce l'ha più. E io ho dato disponibilità agli amici più vicini, casa mia. Io voglio salvare altri giovani. Abbiamo deciso di formare, le prossime settimane ci sarà un'associazione per i giovani, per dar modo loro di avere una parentesi aperta dove potersi rivolgere, e faremo tante tanti progetti per loro. E vorrei che partecipaste tutti, anche comprese le istituzioni. Dobbiamo smuovere le acque, questa cosa non va dimenticata, Christopher non deve essere dimenticato. Speriamo che il seme che ho buttato possa mettere radici, perché
ripeto, una morte così brutta non è pensabile. Ha ricevuto un messaggio da parte dei familiari dei due presunti assassini? Non ne tengono la necessità di queste cose, assolutamente no. Cosa vorrebbe dire alle loro famiglie? Non ho parole da dire. Intanto, il 23 luglio alle ore 19 nella chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria di Rosciano, dove sono stati officiati i funerali di Christopher Thomas Luciani, sarà celebrata una messa commemorativa e a seguire una fiaccolata in ricordo del 17enne prematuramente scomparso in una calda domenica di fine giugno.